Complimenti all'amministrazione comunale di Bugnara che per il 17° anno rinnova questa manifestazione romantica, una manifestazione colorata, bella, perché al centro ci sono i fiori che sono legati anche alla vita, quindi 17 anni di iniziative e ogni anno l'iniziativa lascia tutti con il fiato sospeso. Il Consiglio regionale è stato orgoglioso di ospitare oggi questa conferenza stampa, parteciperà all'evento perché è unico nel suo genere nella nostra regione ed è diventato un punto di riferimento non solo regionale o nazionale, ma anche internazionale, perché ci sono presenze di stendisti dall'Olanda, dal Belgio, dai paesi dell'est che in qualche modo ne danno il carattere internazionale. Quindi di nuovo il plauso all'amministrazione comunale che ha visto in un lungo progetto una grande programmazione. Romantica è dedicata alla lavorazione dei fiori, soprattutto verranno fioristi internazionali da tutta Europa, abbiamo detto Olanda, Russia, Belgio ed altre località, naturalmente anche i fioristi, i maestri fioristi italiani. Noi a Bugnara abbiamo una particolarità, che abbiamo l'Ateneo Europeo d'Arte Floreale, dove si insegna appunto la lavorazione dei fiori, ed è una cosa speciale perché per questa occasione tutti gli angoli del paese verranno addobbati, poi ci saranno gli abiti floreali che sfileranno nella serata e a cui noi daremo un premio simbolico per la loro partecipazione. In tutte le piazzette ci saranno assaggi di prodotti tipici locali del posto e la musica, perché anche nelle piazzette ci sarà, in tutte le piazzette ci sarà un accompagnamento musicale, e naturalmente l'evento clou ci sarà nella piazza principale dove ci sarà vita fino alla mattina.